Eh sì, perché è di ieri la notizia di un accordo tra il Ministero dell'Istruzione e i sindacati sull'assunzione di 50.000 insegnanti, di cui 24.000 precari. La sfida è quella di migliorare la qualità della formazione, che oggi è sempre più importante per dare un futuro professionale e di lavoro ai ragazzi e per la stessa crescita economica del Paese. E sulla scuola è intervenuto con un'inchiesta basata su un sondaggio dell'Istituto Piepoli, l'Osservatorio Roma, puoi dirlo forte, che è presieduto da Tobia Zevi, con noi questa mattina in studio. Buongiorno, ben arrivato. Allora, con questa ricerca la situazione scolastica di Roma è stata messa a confronto con quella di altre capitali europee come Parigi, Vienna, Berlino. Allora, che cosa emerge? Emerge che a Roma ci sono un quadro delle scuole in chiaroscuro. Da una parte infatti c'è una grande insoddisfazione da parte di docenti e studenti nei confronti degli edifici, soprattutto dell'infrastruttura scolastica, la manutenzione che non viene fatta, la pulizia che non è sufficiente, ma dall'altra invece c'è un giudizio globalmente positivo nei confronti degli insegnanti e in generale della formazione e della didattica. Quello che insomma sembra emergere è un po' una domanda di più scuola. Vorrebbero genitori e studenti più educazione civica, più informatica, più inglese e anche, questo è interessante, più ore dentro la scuola. Vuol dire scuole aperte il pomeriggio, vuol dire scuole aperte in estate. Insomma, quello che sembra emergere è che in questo panorama in cui la fiducia nelle istituzioni cala, in cui diciamo il presidio dello Stato, come dire, è più lasco nei territori, ecco, le scuole rimangono dei presidi di democrazia e in qualche modo dei presidi di formazione del cittadino. Quindi bene il contenuto, un po' meno bene il contenitore, quindi gli edifici che hanno i loro problemi. Quali sono le vostre proposte? Ma noi abbiamo fatto due proposte, diciamo, abbastanza concrete, abbastanza semplici, in un quadro in cui naturalmente molto si potrebbe dire, che appunto vengono incontro a quelle che sembrano essere le esigenze e le richieste di genitori e studenti. La prima è un piano di apertura delle scuole in estate, soprattutto per quei ragazzi e quelle famiglie che naturalmente non possono permettersi dei programmi di studio all'estero, delle vacanze di formazione, perché questo viene chiesto e le scuole possono in questo senso trasformarsi un po' in degli hub in cui effettivamente, come dire, si possono fare per esempio corsi di lingua o altre attività formative. E la seconda proposta nasce da un dato abbastanza impressionante: 3 genitori romani su 4 accompagnano i figli a scuola in macchina. Naturalmente questo non è un fatto che va criminalizzato, perché anzi è un momento tenero, un momento intimo in cui i genitori accompagnano i figli a scuola e creano... Ci sarebbe anche il problema che se li accompagnano con i mezzi pubblici, sì, l'inizio delle lezioni, diciamo, dovrebbe essere alquanto flessibile. Esatto. Mi è vero, questo in questi giorni soprattutto è un dato particolarmente attuale, però c'è anche un po', diciamo, di, come dire, un dato culturale, un po' di noi romani, e in questo senso, diciamo, la nostra proposta è un pacchetto di incentivi, quindi non di sanzioni ma di premi, per quei genitori che accompagnano i figli a scuola con i mezzi. Naturalmente questo pacchetto di sanzioni, di incentivi può essere un pacchetto che ha a che fare con, da una parte, i genitori, quindi magari meccanismi di detrazione fiscale o altro, dall'altra anche con i ragazzi, nel senso che potrebbero esserci, come dire, dei servizi che la scuola fornisce a quelli, come dire, che educano i genitori a essere più virtuosi, come dire, nel mezzo di trasporto. Senta, fra qualche settimana iniziano le iscrizioni per il primo ciclo di studi, quindi è un momento importante per i genitori, anche per i genitori che devono decidere la scuola e la collocazione della scuola tra centro, periferie, che può essere anche questo un motivo di diciamo integrazione per eliminare le diseguaglianze, insomma un tema anche questo che viene affrontato? Sì, la scuola è uno dei più potenti mezzi per ridurre le diseguaglianze e questa è anche la ragione per cui noi abbiamo scelto, tra l'altro, di studiare la scuola e di fare un'indagine sulla scuola, pur non essendo esperti di istruzione o educazione, proprio perché, diciamo, ci sembrava che parlare di futuro in un modo positivo con un mezzo, diciamo, di riduzione della diseguaglianza potesse essere efficace. Rispetto a Roma, che è appunto l'oggetto di questa indagine, e rispetto alla sua domanda, io vorrei sottolineare che in realtà l'immagine che emerge è di una macchia di leopardo, nel senso che in realtà dire centro e periferia in questo caso talvolta non rende giustizia della complessità e anche delle eccellenze che ci sono in molti quartieri romani. In un certo senso possiamo dire che da questo punto di vista la scuola è abbastanza democratica, nel senso che effettivamente ci sono eccellenze nell'estrema periferia come problemi nel centro storico. Piuttosto, naturalmente, e qui torniamo al discorso dell'apertura delle scuole anche oltre l'orario scolastico, l'impressione è che naturalmente
diciamo, la scuola interagendo con l'ecosistema circostante, evidentemente talvolta riesce a essere più efficace dove l'ecosistema ovviamente è più semplice, certo. Fa più fatica dove evidentemente deve supplire anche, diciamo, a delle carenze che nascono da problemi che sono al di fuori della scuola. Allora, noi ringraziamo il nostro ospite, Valentina, grazie, Tobia Zevi, presidente dell'Osservatorio Roma, puoi dirlo forte. E allora, si è appena...